dentro una classe, bullizza e aggredisce il suo professore di 64 anni, il professore di storia e di italiano, viene ripreso da un suo compagno di classe, il video va sui social, è diventato virale. Questo ragazzino, insieme ad altri due compagni, è stato iscritto nel registro degli indagati, ma il video, insomma, va visto e noi ce l'abbiamo. Non mi faccio incazzare! Non mi faccio incazzare! Non mi faccio incazzare! Lei sei! Lei non ha capito nulla! Chi è che comanda? Chi è che comanda? Si ginocchi! È una cosa, vabbè, ma qui siamo al di fuori di ogni parametro, ipotesi, criterio interpretativo. Qui siamo nell'ambito dell'orrore puro che purtroppo appartiene al nostro tempo, perché ragazzi di questo tipo ce ne sono tanti. E la cosa che più mi colpisce, io vorrei passare sulla mia tomba, dice: non ha mai pronunciato la parola un video è divenuto virale. Perché un video è divenuto virale significa che tutti i cretini come lui sono andati a vedere soddisfatti di questa performance contro un professore. Capisci? Questo orrore. Per questo è virale, perché se no una persona che ha da fare nella vita sta a guardare un idiota del genere. Sta a guardare un idiota del genere. Come una cosa, però io non sono d'accordo con Vittorio che fa risalire, diciamo, quasi naturalmente tutto questo all'atmosfera del 1968 e annessi e connessi, che peraltro fu un'atmosfera in cui non eravamo tutti uguali, capisci? Non siamo mai stati tutti uguali. Io non ho mai smesso di sentire l'autorità di chi mi era più grande, più maturo, di professori che stimavo, di fratelli maggiori che stimavo, di mio padre che stimavo. Capisci? Beh, però contestavi un sistema istituzionale che non stimavi. Ma la cosa è molto complessa. Questo mostro qui, questo mostriciattolo, non discende dall'occupazione anche lui di assente, Palazzo Campana. Anche lui assente, Anche no. Lui assente, chissà che cosa ci avrebbe raccontato. Beh, magari... insomma, come definirlo altrimenti? Se non mostriciattolo.